Comunque, molto bello questo pomeriggio e quindi anticipo i ringraziamenti. E siamo tutti molto interessati naturalmente a sentire l'opinione del Ministro Gentiloni. Sì, io intervengo un po' a freddo, nel senso che ho ascoltato solo Lucia, che non è solo, che ha detto cose interessanti e che sostanzialmente condivido, quindi non so bene se le cose che dico riflettano o meno la discussione che c'è stata fin qui. D'altra parte, l'ultima da questa riunione che è stata preceduta da due incontri abbastanza interessanti, e ve lo voglio dire non perché con un diario della giornata che è cominciato molto prima, ma adesso vengo da un pranzo con il presidente Poroshenko, il cui incubo ovviamente è che il rientro in campo di Putin nel grande scacchiere cui stiamo parlando ci faccia in un certo senso vendere l'Ucraina per due soldi. E il problema è di tenere il punto, nel senso che da una parte certamente non svenderemo l'Ucraina per due soldi, ma dall'altra parte il coinvolgimento di Putin, anzi io dico di più, l'ipotesi che la coalizione anti-Daesh trovi un modo per convivere con la Russia o addirittura per coinvolgere la Russia sarà la sfida delle prossime settimane, perché poi le cose si evolvono molto rapidamente. Io ricordo un mese fa, quando c'è stato l'inizio dell'intervento russo in Siria, la reazione di quasi tutti i paesi occidentali, se gli americani erano un po' più prudenti, è stata una reazione molto, molto decisa. Quando ci sono stati i sorvoli dei cieli turchi, c'è stata una riunione della NATO che ha usato toni molto pesanti. Noi abbiamo provato a fare qualche distinguo, ma poi alla fine, come sempre, nella NATO non si rompe la disciplina dell'alleanza. Se penso a quella discussione di un mese fa, oggi tutti dicono che l'intervento della Russia, eccetera, eccetera. Quindi segnalo, preso spunto dal incontro con Poroshenko, per dire che uno dei temi delle prossime settimane sarà, va bene, dopo aver detto che l'intervento russo in Siria non è solo negativo, dopo aver detto coordinatevi sul piano tecnico per evitare incidenti, almeno tra di voi, comincerà la discussione su ma ci può essere un gioco comune anti-Daesh assieme alla Russia. Tendenzialmente la mia risposta prudentemente è bisogna lavorarci ovviamente con la coalizione, con gli americani in primo luogo, ma sulla base di alcune tendenze che vedo la mia risposta è tendenzialmente di apertura. Subito prima di questa roba sono andato in una chiesa, la chiesa di Sant'Ignazio, che noi romani conosciamo bene, dove c'erano un migliaio di studenti del Visconti e di un'altra scuola, cosa organizzata dai gesuiti. E la cosa che mi ha colpito di più è la percezione della paura che c'era tra questi 16 anni, 17 anni, 18 anni. Cioè non è stato un dibattito come avremmo avuto in una scuola 20 anni fa, 10 anni fa, non dico 40, dove sarebbe venuta pizze con il ministro degli esteri, ma la discussione era, vabbè, insomma, cosa abbiamo per difenderci da una cosa che colpisce a cazzo? Tra l'altro loro avevano un gemellaggio con una scuola francese e una ragazza con cui avevano fatto questo gemellaggio era morta lì al teatro Bataclan, quindi c'era anche un elemento teso. Quindi due temi molto diversi. Primo, si discuterà nelle prossime settimane di ma
la Russia, al di là di poterci aiutare a mettere fuori Assad, può avere un ruolo nella coalizione anti-Daesh? Penso che se ne discuterà. E due, non sottovalutiamo quando diciamo, lo dico innanzitutto a me, no? Perché chi governa oggi ha il compito di provare a aumentare la sicurezza, ad assicurare, a promuovere e non certo di diffondere la paura, ma non sottovalutiamo il fatto che il loop di questi sei giorni ha creato una preoccupazione molto molto forte, tant'è che ogni giorno c'è un allarme, una cosa, e quindi noi come PD dobbiamo farci carico, il governo certamente soprattutto deve cercare di accrescere l'efficienza della sicurezza e in un certo senso rassicurare, ma noi nei contatti che abbiamo con la gente dobbiamo credo partire dal presupposto che tutti noi peraltro viviamo le nostre famiglie, del fatto che questa cosa ha seminato effettivamente preoccupazione e paura. La crisi Siria, Iraq, Medio Oriente, quella roba lì, le origini sono sia storiche, 1916, storiche, dopoguerra e anni 60, storiche però anche ultimi 16 anni, 17 anni, quindi gli errori fatti dai nostri contemporanei, diciamo così, in Iraq e altrove. Non c'è tempo per discutere di queste origini. Noi che cosa facciamo, noi Italia, noi governo italiano? Direi, uno, si dice spesso non abbiamo le idee chiare, eccetera. Io penso francamente che abbiamo abbastanza le idee chiare. Primo, siamo di nuovo abbastanza importanti nel gioco internazionale, dove dobbiamo rassegnarci all'idea che oggi dire abbastanza importanti è molto relativo, cioè di molto molto importante. Forse c'è un solo paese, gli Stati Uniti, che però non è più determinante come è stato fino a 10-15 anni fa. Dopodiché, per affrontare seriamente qualsiasi crisi importante, tu devi mettere attorno al tavolo 15 soggetti, 10, 18, 19, questi sono i formati che oggi si usano nella politica internazionale, ma non per benevolenza e inclusività, ma perché è molto difficile una cosa diversa. L'Italia sta tornando in questo contesto, dopo essersi in un certo senso tirata fuori, perché è vero che in parte siamo stati tenuti un po' fuori negli ultimi 10 anni, per tante ragioni che più o meno possiamo intuire, comunque sono oggetto di polemiche da cui voglio stare lontano, ma poi a un certo punto anche noi ci siamo tirati fuori, cioè il negoziato diplomatico più importante degli ultimi 10 anni, che è stato quello sul nucleare iraniano, non ha visto la partecipazione italiana per decisione del presidente Berlusconi, che non voleva trovarsi in un tavolo in cui magari bisognava decidere se aveva ragione questo o quello tra quelli che lui considerava due suoi grandi interlocutori. Noi stiamo rientrando in questa dinamica, ci stiamo rientrando con un'impostazione che in un certo senso nobiliterei rispetto alla definizione che mi ha data la direttrice dell'Huffington Post, e l'impostazione, diciamo così, che nelle cancellerie varie si usa, è che l'Italia è un paese molto forte economicamente. Nel Mediterraneo allargato, che include il Medio Oriente, noi siamo il quarto partner commerciale, dopo, nell'ordine, Stati Uniti, Germania, Cina. Quindi questo è il Mediterraneo Medio Oriente, Stati Uniti, Germania, Cina, Italia. Poi vengono francesi, inglesi, eccetera. Comprese le armi, sto parlando dei volumi di trade complessivi. Uno studio molto interessante del Banco Intesa e Banco di Napoli, presentato dal nostro amico Maurizio Barracco un mese fa, che consiglio di andare a rivedere. L'Italia è un paese forte e presente molto economicamente. Ha un livello di
qualità nella sua presenza militare è molto diverso da quello che avevamo 20-30 anni fa, nel senso che le nostre forze armate nelle diverse missioni, alcune sono di peacekeeping, altre sono state combat, comunque sono generalmente apprezzate e sono presenti più di altri paesi, più dei tedeschi o dei giapponesi, forse meno degli inglesi, allo stesso livello più o meno dei francesi. Questo è il gioco dell'Italia. In più siamo un paese, come si dice nel gergo diplomatico, che non ha una hidden agenda, cioè tendenzialmente è il più importante tra i paesi che non vogliono imporre una loro agenda agli altri interlocutori. Perché se ci fate caso, quasi tutti i paesi più importanti dell'Italia, in parte la Germania è simile all'Italia nella politica estera, hanno delle agende che derivano dalla loro storia, da un complesso militare industriale un pochino talvolta troppo integrato, a seconda dei paesi. Quindi l'Italia sta tornando in questo gioco, ci sta tornando grazie al rapporto con gli Stati Uniti, fondamentalmente, perché di lì deriva il fatto che l'Italia sta tornando a svolgere un ruolo anche in teatri che apparentemente potrebbero non essere. Cioè, non stiamo parlando della Libia, di cui ho, no? Stiamo parlando anche di altre vicende. Nella crisi e nella coalizione anti-Daesh, come siamo messi? Siamo messi che in Iraq l'Italia è uno dei due o tre paesi più importanti dal punto di vista militare. Lo dimentichiamo, facciamo finta, preferiamo non dirlo, non lo so. Però sta di fatto che se guardiamo ai numeri dei nostri asset impegnati in Iraq, noi abbiamo 280 militari tra Baghdad e Erbil, 100 carabinieri nell'Anbar che addestrano la polizia irachena e 160-170 persone dell'aeronautica che svolgono missioni di ricognizione gestendo i quattro tornado di Predator a partire da una base nel Kuwait sul teatro iracheno. Quindi metti insieme tutte queste cose sul teatro iracheno e arrivi a una presenza tra i 550 e i 600 militari, che è una delle presenze più importanti di tutti i paesi nel teatro iracheno. Memorizziamo questa cosa perché è vero e perché gli altri partner lo sanno che noi siamo determinanti in Iraq. Non è che non lo sanno. Lo sanno i curdi, i peshmerga, che hanno ripreso il Sinjar, come ricordava Lucia, che hanno qualche problema di sicurezza, ma hanno anche nell'ultimo anno un'espansione economica notevole. E l'espansione economica del Kurdistan iracheno fa impressione perché è quasi tutto development e investimenti turchi. Noi quando parliamo dei rapporti tra i turchi e i curdi, ogni tanto ci dimentichiamo che il Kurdistan iracheno ha un rapporto con la Turchia spettacolare, nel senso che la Turchia è il suo più grande alleato e le imprese turche sono quelle che stanno facendo lo sviluppo di alberghi, grattacieli, costruzioni, Erbil e di tutto. Quindi in Iraq siamo molto forti, c'è un gioco in Iraq difficilissimo, perché il gioco in Iraq è tutto politico. Sul piano militare non dico che si potrebbe riprendere Mosul, perché comunque Mosul è costellata di mine, di sniper ed è un corpo a corpo in una città di 1.800.000 abitanti, quindi non è una passeggiata. Però quanti sono i iniziali di Daesh dentro Mosul? 12.000, 14.000, 10.000, stiamo parlando di questo ordine di grandezze. Il problema è chi riprende Mosul. I curdi sono molto prudenti, i curdi di Barzani, perché sanno che la cosa è un po' pericolosa. Già tra curdi arabi le cose non sono semplici, un bagno di sangue per riprendere Mosul le renderebbe ancora più difficili.
le riprendono le milizie sciite, peggio mi sento, no? Perché rischiano di trovarsi con una città che appoggia più Daesh che i liberatori sciiti. Quindi esattamente il problema della coalizione è gradualmente cercare di avere delle forze armate irachene nelle quali la comunità sunnita, che è minoritaria, come sapete, in Iraq, ma che non può essere spazzata via, abbia un ruolo importante. Più facile invece che si riprenda Ramadi nei prossimi due mesi, perché lì la situazione è più avanzata. Ramadi era già stata liberata, è stata ripresa da Daesh, come sapete. La vera delicata scommessa in Iraq è tutta politica, nel senso che il governo attuale, di cui si è detto è più inclusivo rispetto al suo predecessore, governo non inclusivo e troppo filo iraniano di al-Maliki, in realtà il governo di al-Abadi è molto debole, rischia di essere anche lui influenzato in modo molto determinante dalle milizie e l'influenza politica iraniana, e lì si è creata una specie di doppio binario pericoloso, e che ci ripropone il problema che dicevo all'inizio parlando di Poroshenko, perché l'azione anti-Daesh in Iraq ha praticamente due coordinamenti paralleli, uno molto più grande dei 64 paesi che fanno parte della coalizione anti-Daesh e un altro più piccolo di cui fanno parte i russi e gli iraniani. Il governo iracheno è in entrambi questi coordinamenti, ma certamente c'è il rischio che guardi con una maggiore simpatia dalla parte dove c'è Teheran. Quindi il problema dell'Iraq è in parte militare, sostenere chi combatte sul terreno, i curdi, sostenere la ricostruzione di un esercito iracheno che includa forze sciite, in parte è iperpolitico, cioè cercare di non riprodurre uno schema nel quale i sunniti si sentono gli appestati e i reietti del mondo e si rivolgono alla fine a Daesh per trovare protezione. L'Italia ha un ruolo determinante, la partita secondo me è aperta e giocabile. In Siria noi diciamo, non da due mesi ma da due anni, e lo ha cominciato a dire quasi da sola all'epoca Emma Bonino due anni fa, che era molto difficile immaginare una soluzione puramente militare. Perché? Perché già allora, due anni fa, l'influenza sulle comunità sunnite di Jabhat al-Nusra e delle formazioni islamiste che poi sarebbero diventate più esplicitamente Daesh era molto importante, e non si è mai riusciti, questa Free Syrian Army, questa opposizione siriana, a dargli la forza che esiste. Non è vero che non esiste, come dice qualcuno, che c'è solo il terrorismo e Assad, però non c'è dubbio che non si è mai riusciti a dargli un peso, una consistenza, una forza che potesse far sperare che un eventuale intervento armato per togliere di mezzo Assad potesse lasciare il posto a delle forze, tra virgolette, arabe moderate, liberali, democratiche, non so che. La preoccupazione che l'Italia ha avuto sin dall'inizio è sempre stata quella di cercare di mettere in piedi una transizione nel corso della quale il dittatore Assad uscisse di scena, ma come hanno cominciato 8 mesi fa a dire gli americani, adesso dicono tutti, Assad change, but no regime change. Quindi che nel cacciare il dittatore non facesse crollare del tutto gli elementi di continuità istituzionale, militare, statale, ripetendo qualche anno dopo il disastro che è stato fatto in Iraq. Believe it or not, questa linea in cui l'Italia era abbastanza isolata,
forse solo occhieggiata dai tedeschi, tra i paesi con una certa influenza, oggi è la linea della comunità internazionale, punto. Cioè è la linea degli americani, è la linea degli inglesi, è diventata negli ultimi giorni anche la linea dei francesi, sostanzialmente, gradualmente, e questo è l'esercizio che si sta cercando di fare, cioè di mettere in piedi una transizione nel corso della quale noi diciamo all'inizio, i russi dicono alla fine, gli iraniani dicono mai, i sauditi dicono prima ancora di cominciare, eccetera, eccetera, però il succo è transizione nel corso della quale forse dopo i primi sei mesi Assad venga accompagnato all'uscita. Si può fare questa cosa? Ma diciamo i due vertici che si sono fatti a Vienna erano un miracolo in sé. Io personalmente, la seconda riunione, ero seduto tra il ministro degli esteri saudita e il ministro degli esteri iraniano, e ne sono uscito sul malo vivo, quindi il che vuol dire che una certa dinamica in questo tavolo c'è. Grandissimo merito di John Kerry, grandissimo merito di John Kerry, la cui pazienza, determinazione, generosità io personalmente ho imparato ad apprezzare in questo anno è straordinaria, e bisogna dire però anche merito di Lavrov, senza il quale questa operazione non si riusciva a fare. Quindi che linea c'ha l'Italia? L'Italia sta nel gioco, sia pure per il ruolo che ha, non è che siamo diventati improvvisamente una superpotenza, siamo l'Italia, ma stiamo nel gioco per le caratteristiche che dicevo all'inizio, in Iraq con una presenza militare, in Siria sostenendo per primi una roba che adesso si sta cercando di fare. È questo dire che chi fa degli strike aerei è un farabutto, eccetera, eccetera? Io non parlo, noi non lo possiamo certo dire, noi governi, ma comunque non lo direi, nel senso che non è certamente risolutivo. I francesi hanno fatto, credo, una cinquantina di strike finora, gli americani ne hanno fatti più di 2000. Sì, è utile perché chiaramente aiuta a anche la ripresa del Sinjar, è stato utile che ci fossero dei bombardamenti, degli interventi aerei attorno, stiamo parlando di Iraq in questo caso, ma poi se non c'erano i 7000 Peshmerga con anche 500 yazidi che hanno ripreso il controllo della situazione, ha voglia a bombardare, no? Quindi il concetto è strike sulla Siria non risolvono il problema, qualcuno dice che lo aggravano perché provocano ulteriori conseguenze umanitarie, e c'è del vero in questo, qualcun altro però dice che l'intervento russo, soprattutto mirato in alcune zone, ha consentito di non sfondare a Daesh, ad al-Nusra, nella zona attorno ad Aleppo. È una discussione che a me non appassiona, perché siamo d'accordo sul fatto che non si esce dalla crisi siriana con i bombardamenti, le truppe sul terreno, a parte forze speciali a decine, non ce li metterà nessuno, né i russi, né gli americani, né i francesi, dimentichiamocelo, perché nessuno manderà migliaia di soldati in Siria, né Putin, né Obama, né Hollande, nessuno. I bombardamenti, le forze speciali possono dare un contributo, ma la via d'uscita è politica. Quindi quadro Iraq, quadro Siria diversi, punto interrogativo a cui noi tendiamo a dare una risposta positiva è: ma i russi possono essere coinvolti in questo esercizio senza che questo provochi una implosione della coalizione, che ovviamente si tiene, no? Perché 65 paesi nella coalizione anti-Daesh vuol dire che c'è dentro da l'Iraq filo sciita in qualche modo a il Qatar, l'Arabia Saudita, gli Emirati, cioè è una coalizione, come si dice, eterogenea.
Infine, tre o quattro miei commenti su cose di cui si discute in questi giorni, di cui forse non ne frega niente, oppure che invece avete discusso ampiamente in mia assenza, che sono, primo, c'è tutta questa discussione che a me sembra un po' surreale, ma sulla quale comunque volevo utilizzare l'occasione per precisare il mio pensiero, sul tema siamo in guerra o non siamo in guerra. A questi ragazzi del Visconti io gli ho messa così: se noi fossimo in guerra voi sareste arruolati, perché la maggior parte della sala avevano l'età per essere arruolati. Quindi che vuol dire? Noi combattiamo contro il terrorismo. Sì, quando io ho detto, ancora non lo ricordo, in una trasmissione a Sky, forse a gennaio, che noi combattiamo contro il terrorismo, perché ho detto esattamente questo, un loop strano tra agenzie che hanno detto facciamo la guerra, la radio di Daesh che ha detto Gentiloni il crociato, eccetera, eccetera, e è scoppiato chissà quale putiferio. Allora io dico quello che dicevo 10 mesi fa: noi effettivamente combattiamo il terrorismo, questo facciamo. Dire siamo in guerra, per quanto le guerre sono cambiate, siamo in un altro clima, non siamo più nel Novecento, tutto vero, ma dire siamo in guerra ha delle conseguenze, perché poi la guerra significa coprifuoco, arruolamento, razionamento, limitazione delle libertà. Non è che puoi dire siamo in guerra e poi ci sono, però non vi scocciate troppo se ci sono i metal detector per andare allo stadio, speriamo che non ve la prendete troppo. Se siamo in guerra, i ristoranti, quindi non possiamo far finta che la situazione attuale sia così chiara. La situazione attuale è un pochino meno chiara di quanto poteva essere nel secolo scorso, nel senso che noi stiamo combattendo contro una minaccia molto seria, ma dobbiamo dare un messaggio al nostro paese che non faccia sì che gli italiani si sentano in guerra. Questo almeno è la mia posizione, tantomeno in guerra contro l'Islam, ovviamente. Anche qui i terroristi sono islamici, sì, non è che sono una creazione dei servizi segreti americani o israeliani, sono un pezzo più o meno consistente a seconda dei paesi, estremista e radicalizzato dell'Islam. E questo li rende anche particolarmente pericolosi, perché si fanno saltare in aria pensando di andare in paradiso, perché possono avere un consenso in alcuni strati delle comunità islamiche. Ma ovviamente noi non confondiamo questa fascia estremista, terrorista, fondamentalista con le comunità islamiche in generale. Non perché noi ci identifichiamo con le comunità islamiche, abbiamo anche dalle comunità islamiche in generale spesso valori diversi, c'è chi è cristiano, c'è chi comunque non accetta alcune idee e comportamenti. Non sto dicendo che dobbiamo identificarci, ma non dobbiamo fare l'errore politico di scambiare per terroristi e dichiarare guerra, tra virgolette, a quella roba lì che in un paese come la Francia è il 9% della popolazione, che in Italia comunque è molto consistente. No, non lo possiamo fare, ci attiriamo dei guai. Lasciamo perdere che è sbagliato, ma è anche pericoloso oltre ad essere sbagliato. Quindi se la vogliamo mettere in termini utilitaristici, perché fare una stupidaggine di questo genere? Ma senza mai fare però l'errore opposto di dire questi non c'entrano niente con l'Islam. Come non c'entrano niente? Questi sono un filone coltivato da un quarto di secolo nel mondo islamico e coltivato pesantemente anche da forze che oggi lo temono, che lo contrastano e ne vengono pesantemente attaccati. Quindi è figlio di quella roba, non è un complotto sionista. Ai tempi del PR si diceva che era un'invenzione della CIA, no? Del PR, ecco. Non vorrei che oggi applichiamo lo stesso tipo di schema e diciamo che è il complotto sionista Daesh.
No, Daesh è un pezzo del mondo sunnita radicalizzato che sceglie quella strada lì. Infine, non li dobbiamo confondere, ovviamente, di nuovo, con i rifugiati, perché anche lì faremo un errore di tutta evidenza. E da ultimo, non dobbiamo, secondo me, nel discorso che adesso piano piano tutti cominciano giustamente a rilanciare, non dobbiamo regalargli le nostre libertà, non dobbiamo cambiare il modo di vita, ecco, questa cosa qua è fondamentale, perché non può la guerra culturale risanare le periferie, può aiutare, no, figurarsi, io dico, tutti abbiamo in mente le banlieue di 10 anni fa, ma anche qui vale, non vale mai, insomma, se vogliamo una discussione che facevamo anche negli anni 70, no? Sull'interpretazione sociologica dei fenomeni di terrorismo, di estremismo, di sinistra. Quindi io sono d'accordo che non dobbiamo dare interpretazioni sociologiche, che vuol dire che dobbiamo risanare le periferie, risaniamo le periferie ma senza pensare che il terrorismo venga automaticamente dal disagio sociale, perché la cosa è leggermente più complessa, c'è Dio di mezzo, ci sono le cinture esplosive, insomma, non è esattamente, però le nostre libertà, i nostri valori, cioè questa sfida culturale non la vinciamo soltanto in modo un po' agnostico, un po' mollaccione, un po' indifferente, la vinciamo anche rivendicando con forza i nostri valori, le donne, le libertà, l'informazione, quindi con orgoglio, vorrei dire. Ho queste ultime, e finisco davvero, queste ultime cose che ho detto, Gianni, cioè guerra non guerra, Islam non Islam, rifugiati non rifugiati, identità nel senso di chi siamo noi, Occidente, diamine, con l'orgoglio di essere Occidente, almeno da parte mia, la rivendicazione di questo ruolo, non solo il senso di colpa per gli errori che abbiamo fatto, perché certamente ne abbiamo fatti, è l'identikit, o almeno un pezzo di identikit, di quella famosa, do you remember, l'espressione sinistra, di cui ogni tanto parliamo, cioè cos'è la sinistra oggi? Beh, queste tre o quattro cose di cui stiamo parlando, l'Islam, la guerra, le libertà, i valori, i rifugiati, definiscono che cos'è la sinistra, non voglio dire al 100%, però diciamo c'è più del 50% del bagaglio di cui dobbiamo dotarci in queste cose qua. E purtroppo, se ci guardiamo intorno in Europa, ci rendiamo conto che l'Italia fa un po' eccezione, nel senso che queste robe sono molto, molto minoritarie. Cioè un paese in cui questi valori siano espressi dal governo e da un partito che è di gran lunga oggi il partito di maggioranza relativa, facendo gli scongiuri, perché ha ragione, mi sembra, abbia detto Lucia, che basta un attimo sul tema dell'immigrazione per travolgere un impianto di questo genere, eppure noi abbiamo avuto 2 anni di immigrazione tosta e non ci siamo fatti travolgere, il che vuol dire che è possibile anche in questa Europa, col terrorismo, l'immigrazione eccetera, essere di sinistra, nella misura in cui abbiamo vagamente in mente quali sia l'oggetto dell'essere di sinistra, e per me le cose di cui parliamo oggi pomeriggio sono un pezzo importante di questo obiettivo.